Ragazzi, avete mai notato questa strana cosa? Ciao ragazzi, io sono Tuccio Lorenzo, come sempre qui su Tuccio TV e bentornati in un nuovo vlog dedicato alle Energy Drink. L'altro giorno ero al supermercato e ho visto le lattine di Monster Ultra esposte in un certo modo. E questo mi è saltato subito all'occhio. Se ci fate caso, le lattine di Monster Ultra sono tre, ovvero la Paradise, la White e la Red. Se messe in ordine, nel modo in cui ve le ho elencate, effettivamente qualcosa di strano, anzi di molto carino, c'è. Cosa vorrà mai dirci la Monster riguardo a questa cosa? Ebbene, secondo una teoria, ovviamente solo una teoria, può essere che la Monster abbia commercializzato le Ultra in base ai colori della nostra bandiera, perché se ci fate caso le Monster Ultra in Italia sono tre. Ripeto, la Paradise, la White e la Red. E se disposte in un certo modo effettivamente danno unione alla bandiera che è italiana. Ci avete mai fatto caso, ragazzi? Ed effettivamente sì, le tre Monster Ultra commercializzate in Italia possiedono i medesimi colori, verde, bianco e rosso, come la bandiera appunto italiana. Sta di fatto che una cosa va detta, ci starebbe anche la Ultra Citron come Ultra, ma questa qui non è stata commercializzata pienamente in Italia, si trova solamente in alcuni negozi e praticamente ormai è quasi sparita dal commercio, quindi non la conterei neanche più. Però appunto la Paradise, veramente amata, uscita un anno fa, e le ultime due, la White e la Red, che invece sono già presenti in commercio in Italia da già un paio d'anni. Tutte e tre sono veramente molto buone. La Paradise la adoro, così come la White, ma anche la Red non scherza. Quindi che dire, secondo me tre bevande degne del nostro paese. Voi penserete, ragazzi, che sia finita qui, però anche la Red Bull non scherza. Andiamo subito a dare un'occhiata. Infatti, ragazzi, la stessa cosa vale anche per la Red Bull. C'è sempre una bevanda di colore giallo in comune, così come la Monster. Se prima avevamo l'Ultra Citron, qua abbiamo la Yellow Edition. Ciò che fa avvalorare ancora di più la mia tesi, fateci caso, la Red Bull Red Edition e la Red Bull Summer Edition avevano dei predecessori dei medesimi colori. Infatti la Red Edition è stata semplicemente sostituita con un gusto nuovo. La bevanda rimane la stessa, cambia solo che ha l'anguria. Mentre la Summer Edition sostituisce la Lime Edition, anche quella di colore verde. Quindi ragazzi, mi viene da pensare che con queste energy drink i brand vogliano dirci qualcosa, o sbaglio? Molti di voi ragazzi questa cosa la sapevano già, però comunque un bel appunto, è bello puntualizzare alcune cose che a parer mio sono interessanti, perché davvero anche il modo in cui vengono adottati i design, il come vengono rinnovati, cioè è abbastanza particolare come cosa. Io ragazzi concludo qui questo video, spero che vi sia piaciuto, come sempre lasciate un like, commentate, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto e noi ci becchiamo alla prossima da Tuccio TV. Ciao!